tutto ciò che disegnavo diventerà realtà! Ma questa volta lo faremo con tutti i personaggi di Super Mario Bros. Il film! Guarda il video fino alla fine e scrivi nei commenti qual è stato il tuo personaggio preferito! Ah, sono Bowser, vieni qua! Vieni qua! Aiuto! Aspetta un attimo, aspetta un momento, ma questo qui sarebbe Bowser? Ma Bowser di Super Mario? Sì, sono io, guardami! Ma pensavo fosse un mostro inventato da te, invece no, se è Bowser di Super Mario diciamo che non mi fa proprio paura. Però devo dirti una cosa, hai indovinato il tema di oggi! Perché dato che in questi giorni è uscito il nuovo film di Super Mario Bros. Al cinema, oggi faremo un nascondino a tema Super Mario! Sì, ma sai, io l'ho visto il film in anteprima mondiale. Ma Gigino, è uscito il film, non l'hai visto in anteprima mondiale? Se l'hai visto al cinema con tutti quanti? No, io l'ho visto un mese fa. Sì, certo, io ci credo. Io direi che posso iniziare a disegnare. Ciao Gigino, vatti a nascondere. Sayonara. Allora, per iniziare io direi che ovviamente possiamo fare il personaggio principale. Luigi. Ecco qua, secondo te Luigi può mai essere il personaggio principale? Come cacchio si chiama il film, Gigino? Dai, vedi che ci può arrivare secondo me. Luigi Bros. Non si... vabbè, veramente io non ho parole, questo ragazzo mi sorprende sempre di più. Io sto provando a fare una cosa che effettivamente non so se mi sta riuscendo bene. Cioè, cosa fai? Allora, sto disegnando l'idraulico più figo di tutto quanto il mondo. Stiamo parlando di Super Mario, dai, te lo voglio dire. E quindi sarà il suo colore, il colore arancione. Cosa? Il colore arancione? Gigino, Super Mario sì. È rosso come la mia skin, rosso e blu. Effettivamente ci assomiglio molto a Super Mario, da che ci penso. Hai anche il baffetto da Super Mario? No, il baffetto non ce l'ho, sono abbastanza sicuro di non avercelo. Sto facendo gli occhi e sta uscendo già un'opera d'arte. È un pochino monco, ma non dovrebbe essere un problema. Mamma, è quanto i miei disegni, ricordatelo Max, ricordatelo. Senti Gigino, tu ancora non hai disegnato niente, quindi finché non disegnerai io non ci credo che tu sei un artista. Io però ho un problema, se devo essere sincero, non trovo un nascondiglio proprio, non c'è, non lo trovo. So che questa mappa è diversa dall'altra, quindi potresti avere un po' di difficoltà, ma tranquillo, io ho fatto, mamma mia, gli sta venendo perfetto, cioè ti giuro, è proprio lui. Ma non è che è così bello che diventa un quadro? Già lo è, comunque, non vorrei darti una brutta notizia. Io l'ho quasi finito, quindi io mi troverei subito un nascondiglio il prima possibile. Ok, diciamo che l'ho trovato, speriamo bene. Perfetto, ma è ben stupendo, è stupendo. It's me, Mario. Sì, potrei fare la voce uguale, ma io non ti vedo, quindi io non ci credo. Mamma mia, Gigino, dove sei? Non sei nascosto? Sei per caso dentro questa casa? No, io non sono dentro una casa, ti do questo indizio. Non sei dentro una casa, va bene, allora perché dovrei star guardando all'interno di una casa in questo momento? Non lo so, effettivamente non è molto intelligente se ci pensi. Oh mio Dio, ho trovato il tuo luogo preferito. Il cesso? Sì. Ok. Come hai fatto a trovare? Vabbè, incredibile, vabbè, giustamente se non conosci tu qual è il tuo luogo preferito, non lo conosce nessuno. In questa casa non credo che ci sei, vabbè, vado a vedere un pochino qua attorno. Sì, cerca, sono in mezzo alle frasche, alle piante. Non è che ti sei nascosto in mezzo a qualche albero o qualcosa del genere, no, Sì, io controllerei gli alberi, sì. Gli alberi, Gigino, non puoi dirmelo così, tu va a finire che ti sei veramente nascosto in mezzo a quel cespuglio. Quel cespuglio è veramente sospetto. Non ci sei, non ci sei, Gigino. Perché devi farmi anche le finte? Perché ti voglio fare un po' cacare sotto. Sto girando nei cortili di tutte quante le case. Lì c'è un trampolino, ma non ci sei. Sì, no, ma chi è che si nasconde nei trampolini? Nel senso, cioè devi essere veramente stupido. Boh, effettivamente chi si può nascondere nei trampolini? Cioè, i trampolini sono proprio all'aria aperta. Cioè, se ti nascondi in un trampolino sei veramente stupido. Cioè, veramente non hai cervello, un qualcosa di assurdo, sì. Ma... Mario! Allora, io non so se sto vedendo bene, ma da questa porta, che per sfortuna è rimasta aperta, c'è uno spiraglio che va a finire proprio per una finestra. E da questa finestra io sto vedendo un individuo che, non so, potrebbe star facendo dei movimenti. Ciao, Gigino! Mario! Tu hai anche la panza, oh mio Dio, devo scappare,
Ti ho preso! Il primo round del nascondino Super Mariesco è stato vinto dal sottoscritto! Va bene, ma adesso tocca a me disegnare. Che cosa devo disegnare, Gigino? Non te lo dico mica, ti do qualche spoilerino, ma non voglio dirtelo proprio tutto. No, 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 dai, non darmi spoilerini, non voglio sapere niente. Io mi sono tolto il mio travestimento, buona fortuna! Bene, bene, allora io direi di iniziare con i piedi, no? Perché di solito si inizia dai piedi, quindi andiamo così. Questa regola dei piedi non la conoscevo. Poi facciamo un po' così. Servono delle braccia corte. Ti dico questo, eh. Quale personaggio ha le braccia corte? Ce ne sono tanti. Devi pensare bene con la tua testa. Fammi pensare. Allora, per avere le braccia corte un personaggio deve effettivamente essere piccolino, no? Eh sì, non per forza. Bowser è grosso e ha le braccia piccoline. È vero, è vero. Io mi sto un attimo incastrando. Ok, perfetto. Allora, chi potrebbe avere le braccia corte? Io non ho idea. La principessa Peach. No, no, io non sono mica una principessa. Io sono un uomo muscoloso. Ma non è vero che sei un uomo muscoloso. Sei proprio una principessa. Guarda, anzi, ti posso dire che in questo momento ti sto spiando. Ma come mi stai spiando? Non mi guardare, per favore, mi metti un po' di ansia. Ti dico solo che inizia con la T. Sarà forse la tartaruga lì, il Koopa. Però il Koopa effettivamente inizia con la K, non con la T. Con la T, con la T, con la T. No, non... stai disegnando tua mamma. Cosa? No, io non ne ho idea. Non mi viene niente con la T, Gigi. Non ho veramente idea. Quindi lo scoprirò tra poco. Ti dico solo che sta finendo il tempo, amico mio. Io credo di averlo trovato invece. Perfetto, proprio giusto in tempo. Meno male. Bene, bene, bene. Io ci sono, sto arrivando. Vai, io mi sono nascostissimo. Proprio sono invisibile. Credo che nessuno possa trovarmi. Inizierei perlustrando un po' il fuori. Che ne dici? Sì, perlustra. Qua c'è un albero. Magari sei Donkey Kong. Che sei salito, no? No, no, non sono ancora Donkey Kong. Gigino, voglio sapere da te qual è il tuo personaggio preferito di Super Mario. Il mio, ti stupirò, è Luigi. Essendo io un grande appassionato di Luigi's Mansion. Il mio preferito è quello che ho in questo esatto momento. Oddio. Ti ho visto. Però non riesco a capire che cos'è quello sgorbio. Gigino, cos'è quella roba? Forse da lontano non si vede bene. Tranquillo, mo arrivo e ti trovo. Aspetta un attimo, ma non sarà mica Todd? E là lì è Todd. Sì, non lo vedi? È tutto storto, è fatto malissimo, è orribile. Ma come fai a vedere? No, no, tu mi stai prendendo per i fondali. Todd, quando camminava, io mi ricordo che era piccolino, no? E faceva un rumore strano. Tu che rumore fai quando cammini? Mi fai paura, mi fai quasi paura. Io non voglio più camminare vicino a te. Non facciamo mai una passeggiata insieme. Oh, ma in questa casa si può entrare, non lo sapevo. Quale casa? Non nella fila quella di destra, ma di quella di sinistra. Si può entrare in una casa nella fila di sinistra? Ti giuro, era tipo quella al centro. La casa al centro, vabbè, io non lo sapevo. Sei sicuro? Guarda, ti posso dire, in questo momento ti sto vedendo. No, 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 senti, è impossibile. Adesso dove sono? Dimmelo. Sei su un tavolo. Qua sto per chiamare la polizia postale. Allora, è impossibile che tu riesci a vedermi tutto il tempo. Ho perlustrato tutto il fuori. L'unica cosa che mi manca... fammi attivare l'X-ray. No, cosa? L'X-ray? Allora, qua c'è una casa blu, ma non, la mia X-ray non vede niente. Cosa c'è? Ehi, la mia X-ray dice che c'è qualcosa in questa casa, ma non c'era nessuno, scusa, ho controllato. Gigi, ecco, c'è la cucina. Non c'è niente, niente. Ma non c'è nessuno qua. Tu, ora però devi spiegarmi un attimo come hai fatto ad avere quell'X-ray. Come voglio io sapere che ero qua dentro, Ciao. Cosa, ciao? Ciao. Aiuta! No, ti devi seguire. No, non vengo cieco. Niente, mi hai preso. Ma dai, ma che pizza. Dato che dovevo aggiungere un pochino di peperino a questa sfida, io direi che queste case le abbiamo esplorate già abbastanza. È arrivato il momento di cambiare mappa. Ed eccoci qua, dove già abbiamo fatto un video e dove ho vinto la sfida l'altra volta. Ma stavolta sarà diverso, vado a nascondermi. Allora, per iniziare bisogna entrare un pochino in mood, perché il mostro che andremo a fare adesso ha una voce veramente profonda, veramente grossa, veramente prepotente. Gigino, hai una mezza idea di chi poter star disegnando in questo momento? Ma sei pazzo? No, non sono pazzo, sono semplicemente Bowser. Oh, che pazzo.
paura, non mi fai paura, Nabetto, io ti aspetto, Nabetto. Non ti fa paura forse perché il Bowser che hai fatto tu prima era una carciofa. Il mio è molto meglio, molto più spaventoso, molto più brutto. Se questo lo dici tu. Io intanto sto trovando un nascondino nuovissimo, non l'avevo mai usato. Essendo che devi vincere la sfida, se utilizzi nascondini già utilizzati va a finire che perdi. E non c'ho mai perdi, Gigino, non c'ho mai. Posso andare qua? Che bel posticino, bello caldo. Dove cacchio sei, posticino caldo? Mamma mia, ma è lui! Ma è proprio lui, cioè sei il caghi fuoco dal culo? Sì, a breve sì, te lo giuro. L'unica cosa è che, cioè, vedi, la differenza tra me e te è perché per vincere questa sfida di disegno bisogna essere anche dei bravi disegnatori. E di sicuro quello di prima non sembrava per niente Todd. Questo invece sì che sembra Bowser. Ma non è colpa mia, a me mi hanno bocciato per arte. Te, mi dispiace veramente tanto, ma credo di sapere il motivo a questo punto. Ok, diciamo che l'ultimo piede mi scocciavo di finirlo, quindi vabbè, abbiamo fatto una mezza zampa appezzottata, però io ho finito, Gigino! Va bene, ti sto aspettando. Ma quanto è bello questo Bowser. Ti giuro, credo di non aver mai disegnato così bene un Bowser in tutta la mia vita. Sì, lo vedo, è proprio bello. In che senso lo vedi, Gigino? Non mi starei mica vedendo? No, ti dico solo che sei su una rampa di legno. Ok, adesso cosa sto facendo? Sei tipo impazzendo, saltando come un malato. Com'è possibile? Tu mi stai vedendo veramente? Quindi ti posso dare un piccolo indizio che sono un po' fuori, no? Ti vedo. Diciamo che me ne sarei accorto comunque. Di sicuro non puoi essere dentro se mi vedi. Anche se, considerando che prima ti stavo spiando da dentro la casa con il mega super giga fob, potrebbe essere possibile. Sì, tutto quello che vuoi. Ma dove sei adesso? Non ti vedo più. Non so, potrebbe essere un blef, ragazzi. Credo proprio che sia un blef. E il Bowserigno non ha paura dei blef. E soprattutto non ci casca nei blef. Ma aspetta, non è che adesso ti vuoi vendicare e l'altra volta ti metti di utilizzare roba strana, tipo disegni strani, no, Però aspetta, mi hai fatto venire un'idea, cavolo. Cosa hai detto? Ok, molto meglio, ti sto aspettando. Molto meglio cosa? No, ragazzi, questo qua si è fatto un disegno. Io ti banno a vita dal nascondino. Perché? Ma cos'è che... c'è una roba che si muove là dietro, non capisco. Fammi un attimo a vedere. No! Ma perché c'è un triangolo? Ah, non lo so, non sono io. Ti piace il mio Bowser? Io non ci sono. Ma dove sei? Ma dove cacchio sei? Oh, eccomi! Vieni qua! Madonna! Voglio farti cercare in questa bella casetta felice, che potrebbe sembrare molto schifosa per nascondersi, ed effettivamente lo è. Credo di aver fatto una scelta sbagliata. No, ma che cavolate? Dai, nasconditi, ce le dai il pugno. Dai, fatti nascondere, ciccio, grande. Guarda come vuole farmi perdere a tutti i costi. Ma tranquillo, perché ti stupirò anche se il nascondino non è tanto facile. Sì, io ho già iniziato col mio grandissimo disegno. Questa volta ti dico che è una cosa grossa. Ok, una cosa grossa, e non so proprio cosa potrebbe essere grosso. Bowser! No, Bowser l'hai già fatto tu, mi sembrava il servito un poco più reale. Una cosa grossa? Personaggi di Super Mario grossi? Ma sai che non me ne viene in mente nessuno oltre Bowser? Allora mi sa che devi un po' ripassare. Io comunque il mio nascondiglio l'ho trovato. E ti dico che sto proprio alle Bahamas, perché non mi troverai mai, Gigino, mai. Devo ancora fare una cosa così. Molto bene. Io non so cosa tu stai disegnando, ma ho veramente paura. Ok, arrivo. Ma che cos'è quel coso? Non riesco a vedere bene. Dove sei? Aspetta, allora, io non è che ho capito subito che cos'è, ma da quello che riesco a intuire è tipo Donkey Kong. Hai capito bene. C'è il dito alzato proprio come lui. E guarda, ti dirò di più, io ho anche il peluche di Donkey Kong. Lo vado a prendere, tu cercami. Quello lì è andato a prendere il peluche. Forse è arrivato il momento di parare. Vediamo se riusciamo a... Guarda che ti sento! Ma dai, ma non è giusto! Eccomi qua, con il mio amico Donkey Kong! Effettivamente, dai, ci assomiglia! E ti dirò di più, io adesso che ci penso, ho anche i peluche di Bowser, di Mario... Oh, mio Dio.
Oddio, sei qua? No, no, posso mai essere qua, mi vedi? Ma secondo me tu stai un po' barando, Ciccio. Ma pure se stessi barando, no? Un minimo dovresti riuscire a vedermi. Sì, però sai, un po' qua io, tu, Cosa? Stai coniugando i bambini? È morto Donkey Kong, vabbè. Io vedo il nome. No, ma sarà un glitch ottico perché non è possibile. Sei un puntino per caso? Non sono un puntino, assolutamente no. Ma perché pensi sempre male? Non vedi che è una faccia? Guarda, ci sono gli occhi e una bocca. Aiuto! Sto sudando da fare la mica, non mi prende più. Aspetterò. Ti prego, non mi prendere. Sono triste, ti prego, per piacere. Perché se ti trovo ora ho vinto io. Vado a nascondermi, sayonara. Ma io ho un asso nella manica, perché credo di fare un disegno che ti farà innamorare talmente tanto che ti farà trovare in un batter d'occhio. Cioè, descrivimelo. Non posso descrivertelo, se no perde tutto quanto il fascino. Perde tutto. Devo un attimo fare una cosa. Ehi, non cittare. Guarda che lo so se citti, me ne accorgo. Ma che cittare, zio, chilla. Ok, l'importante è che non citti. Guarda, ti faccio fare anche un bello occhiolino. Com'è fiero questo occhiolino, veramente molto bello. Questa principessa è veramente divina. Principessa? Non dovevo dirlo, però sì, va bene, sì. Luigi? Luigi non è una principessa. Tua mamma? Spero che per te che tu stia facendo finta e che in realtà hai capito, perché sennò potrebbe esserci qualche problema di fondo. Sì, ma io ho già trovato un bellissimo nascondiglio. Mi chiamavano Fast and Furious. E allora mi muovo anche io. Eccomi, sto arrivando. Oh, ma come sono bella. Sono proprio una principessa. Perché questa altalena sta dondolando? Ah, non so, mica io. Può essere che qualcuno potrebbe essersi addentrato da queste parti e potrebbe averla fatta muovere un pochino. Sì, sono passato di lì, lo ammetto. Però visto che l'altra volta tu mi hai dato un tempo limite, ora te lo do anch'io, hai esattamente un minuto di tempo. Un minuto? Come faccio a trovarti in un minuto? Oh cacchio, un minuto? La, sono una principessa. Chi sarà mai il mio principe azzurro? Forse Gigina? Sì, se solo potesse venire ad abbracciarmi, potrei diventare la sua moglie, la sua fidanzatina. Sì. Dove sei? Vieni la tua principessa Peach, vieni. Vieni qua. Ma come sei stupido? Cioè, non solo ti sei fatto trovare, io posso mai essere una principessa. Io sono Max. Gigino, svegliati. Non lo sapevo. Ecco, mi vedi? Ragazzi, Gigino è veramente stupido. A pensare che avrebbe vinto la sfida. E invece, no, non ci sono speranze per lui, veramente.